convegno di quest'anno ha un tema ambizioso, perché ambiziosa era la proposta profetica di Raoul Follero: la civiltà e amore. Il messaggio che vogliamo mandare non solo ai nostri soci, ma a tutti i nostri sostenitori e alle persone di buona volontà, è che possiamo far sì che la civiltà sia davvero amore. Questa è una proposta, quindi, che vuole interpellare ogni persona, ognuno di noi. È possibile realizzare quella che Follero ha sempre chiamato una catena d'amore. È possibile, cioè, che ognuno, per quello che può, come tempo, come denaro, come capacità professionale, come talento, possa inserirsi in questa catena d'amore da casa sua, dal suo quartiere, dal suo lavoro, dalla sua attività, oppure dando il tempo come volontario o addirittura andando nel sud del mondo. Come diceva Follero, occorre capovolgere la logica comune, cioè che siamo presi dal male, siamo coinvolti in un'epidemia di male. Dobbiamo organizzare, perché si può, l'epidemia del bene. E dunque la nostra riflessione, in una civiltà in cui sembra dominare l'immagine, il mercato, il marketing, come si dice, è che è possibile ancora essere volontari, anzi è necessario. Quell'annullamento del Dio nell'uomo mi parla ancora una volta di amore. È quella la civiltà che dobbiamo costruire. E poi l'esperienza ci fa dire che del volontariato, della solidarietà, dell'impegnarsi con le fatiche degli uomini e delle donne che non contano o che fanno proprio fatica, e che non esiste nessun uomo senza speranza, che tutti hanno una possibilità di riscatto. Tutti devono avere la possibilità di crescere e di contribuire allo sviluppo di questo nostro pianeta. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa mia presentazione. Io sono Sharmila Sheresta, vengo dal Nepal e lavoro per un'organizzazione nazionale che si chiama Watch, vuol dire donne che lavorano assieme per il cambiamento. In Nepal le donne sono trattate praticamente come schiave all'interno della loro casa. Direi che il punto fondamentale perché ho iniziato a lavorare per le donne è stato questo, cioè che le prime volte che andavo a casa loro e iniziavo a parlare, a chiedere, non so, le cose normali, tipo quanti anni ha, come si chiama, eccetera, e tutte le volte loro dovevano chiedere, non mi rispondevano mai direttamente, ma si voltavano verso il loro marito e dovevano chiedere che cosa rispondere al loro marito. E questa mi ha sempre impressionato e secondo me non era possibile. E un'altra cosa è il fatto che noi in Nepal abbiamo il sistema delle caste. Per me non esiste questa differenza, io non sono mai riuscita a capire perché una classe intoccabile si chiama intoccabile, perché io comunque li vedo uomini e donne uguali, insomma. L'idea che una società, una civiltà, si tiene insieme nella misura in cui è capace di robustire le relazioni che tengono insieme le persone. In fondo l'amore questo è un tema politico, perché la società esiste nella misura in cui le persone, noi, traiamo un motivo per stare bene insieme. Volontariato che è capace di stare nella relazione con l'altro senza schiacciarlo. Volontariato risolto, equilibrato, che sa
che il compimento della sua azione sta nella misura in cui l'altro riesce a venire fuori dal proprio bisogno. Oltre alla sala plenaria in cui si stanno svolgendo i lavori del convegno, abbiamo predisposto anche alcuni spazi espositivi dedicati sempre all'associazione. Qui abbiamo la sala Colombo, nella quale vi è la mostra Follerot dedicata a Raoul Follerot. Qui vediamo una delle tante visite di Follerot fatte in Italia. Qui il primo presidente dell'associazione, Fernando Fracassi. Qui un episodio piuttosto triste dell'associazione, l'anno in cui vi è stato l'incendio della sede. Una delle iniziative di piazza per raccogliere fondi per la ricostruzione della nuova sede dell'AIFO, l'inaugurazione della nuova sede dell'AIFO, dove tuttora risiede l'associazione. Nella cultura africana si dice che quando ci si prende cura dei bambini, bisogna dare ai bambini il supporto. Ok, my name is Armatius Mugenya Olum. Io vengo da uno dei quartieri più poveri della capitale del Kenya e rappresento un'organizzazione non governativa che si occupa di persone marginalizzate, di bambini svantaggiati e di donne. La vita a Korogocho non è facile, soprattutto per i bambini disabili. Questo perché Korogocho è un posto dove ci sono persone molto povere che non possono nemmeno soddisfare le necessità primarie. È ancora più difficile per le persone disabili, perché non possono provvedere a se stesse, non possono avere un'attività economica che li renda indipendenti dagli altri. I bambini disabili non ricevono un'educazione adeguata e nemmeno una nutrizione adeguata e nemmeno dei vestiti adeguati, perché i loro genitori non hanno alcuna speranza nei loro confronti. Al momento attuale a Korogocho ci sono due scuole pubbliche, ma nessuna delle due ha un programma integrato per bambini disabili e l'unica scuola disponibile è sostenuta da una ONG. Le persone disabili non possono accedere a posti nell'amministrazione pubblica e mancano anche di affetto da parte della comunità. A livello familiare, il disabile non viene accettato anche perché la comunità spesso non t'accetta. Se sei un uomo disabile, è molto difficile venire accettato dalle donne. Se sei una donna disabile, è molto difficile venire accettata dagli uomini. È quasi impossibile mantenersi da solo. Diciamo che l'atteggiamento che c'è a Korogocho, ma in tutto il Kenya, nei confronti del disabile, è come se fossero un fastidio per la società, perché vengono visti come un peso, quindi come coloro che devono richiedere dei fondi al governo per poter sopravvivere, o devono essere dipendenti dei loro familiari. Come persona disabile ho deciso di combattere per i diritti dei disabili, di lavorare in questo senso e in questa direzione. E appunto attraverso la partecipazione a questo convegno, io spero di migliorare le mie capacità come volontario, anche per migliorare la vita delle persone disabili del Kenya. Proprio a rappresentare tutti i disabili della Mongolia. La Mongolia è un paese con 2.400.000 abitanti circa, due terzi della popolazione è nomade, l'altra parte della popolazione vive nella città capitale che si chiama Ulaanbaatar. La produzione maggiore è quella del bestiame e quindi vario tipo di bestiame, tra cammelli, mucche, yak. E come potete vedere c'è una casa tipica mongola dei nomadi, della popolazione nomade, ed è una casa fatta di legno e di feltro. E che si può impacchettare, tra virgolette, cioè si può richiudere in se stessa e per appunto trasportarla. Quando ho iniziato a lavorare per l'ufficio della rappresentanza AIFO in Mongolia, ho imparato a lavorare con le persone disabili e ho imparato che le persone disabili avevano
tra virgolette, bisogno di me, come io ho imparato molto da loro. E ancora adesso sono qui a lavorare per loro, con loro. Una cosa molto importante negli anni è venuta con l'impegno a perfezionare i corsi di formazione per le persone disabili, perché loro stesse siano, aumentino le loro abilità e possano farsi carico loro stesse dei loro problemi. Altre persone che guardano il mondo come dovrebbe essere e si chiedono perché no. Ecco, questo dovrebbe essere l'atteggiamento nostro di volontari. Guardare il mondo non tanto per commiserarci, per disperarci della situazione, delle ingiustizie, di com'è, le vediamo, le consideriamo, ma lo vediamo come vorremmo che fosse. Come dovrebbe essere? E interroghiamoci, perché no? Perché non deve essere così? E diamoci da fare. Fortalece a participação da sociedade civil. Incrível, né, jovens? Que é uma parte significativa da população e é uma força potente de transformação social. Não solo nelle vostre sedi. Dunque siamo partiti, abbiamo incontrato molta gente. Il documentario che vedrete, che durerà circa un'ora, che non vedrete, la difficoltà di inserirsi nella società, abbiamo a cuore il tema delle motivazioni, il tema dell'etica che c'è e che deve esserci. Quello che si costringe a fare la società ogni giorno e si fa veramente in quattro. Che divide il mondo in salvati e sommersi, in sazi ed affamati, in cooptati ed esuberi, e che si incarica questo modello di fare la scelta tra quelli che devono vivere e quelli che devono morire. Ma la civiltà è amore, ammoniva Folleron. La civiltà è amore, ammoniva Folleron. O l'uomo comincia infine a vivere per l'uomo, o gli uomini spariranno tutti e tutti insieme. Yes, of course. We started this organization in 1985. Ho iniziato nel 1995 con Farah. Farah era mia moglie. E con lei abbiamo iniziato questa associazione che si chiama Associazione per Disabili Fisici a Peshawar. Produciamo anche protesi, ausili in genere, e poi abbiamo una rete di circa 80 partners in Pakistan per la riabilitazione su base comunitaria. Facciamo formazione sulla fisioterapia e sulla produzione di ausili ortopedici a prezzi raggiungibili anche dalle persone più povere. Purtroppo, durante il terribile terremoto successo pochi giorni fa in Kashmir, abbiamo perso 5 centri dei 7 che seguivamo. Questi 5 centri sono andati completamente distrutti e non sappiamo ancora adesso se le persone che vi lavoravano sono ancora vive. Appena è successo il terremoto, siamo andati su con un camion e abbiamo distribuito delle coperte che AIFO ci aveva inviato. E queste sono state molto ben accette, perché su la temperatura scende di molti gradi, soprattutto la notte. E poi nevica in questo periodo, inizia a nevicare. In questo momento abbiamo bisogno soprattutto di tende e siamo molto speranzosi che con un pochino di tempo riusciremo a ricostruire i centri che sono stati distrutti dal terremoto. Reconstruct the CBR centers in Azad Kashmir. Ecco, ora ci dirigiamo nello spazio dedicato ai progetti AIFO. È uno spazio che abbiamo voluto allestire per proprio così far vedere anche tutte le attività che vengono portate avanti all'interno dei nostri progetti. Tantissime attività di artigianato che vengono appunto
fatti questi oggetti direttamente dalle persone che sono i nostri beneficiari dei progetti, ex malati, persone con disabilità. Poi abbiamo anche uno spazio che abbiamo voluto dedicare al commercio equo e solidale. Questo è il laboratorio 5-8 anni. Ci fate vedere qualcuno dei lavori che avete fatto? E questo è il babysitting. Loro stanno facendo la merenda. È buona? Sì? C'è anche chi dorme. Ciao! Credo che la testimonianza di volontari, non tanto quanto la sottoscritta, ma il portare a contatto dei ragazzi testimonianze di persone che si sporcano le mani tutti i giorni nella lebbra, nella povertà, nella miseria, nella sofferenza umana che ha delle dimensioni globali di cui nemmeno noi possiamo anche avere un'idea precisa. Ecco, questo è secondo me un messaggio importante che diamo ai ragazzi, ai giovani, perché non esistono soltanto le sciocchezze, le superficialità di questo nostro mondo, ma il mondo è fatto di tante tante cose dove tutti noi possiamo indubbiamente contribuire a migliorarle. E nonostante il Brasile sia un paese bellissimo in paesaggio e noi che diciamo che è un paese ricco, però questa ricchezza non arriva a tante persone che sono sempre, si mantengono sempre bisognose. Io come brasiliana non potevo essere con le braccia in croce. In Brasile abbiamo 28 progetti sociali fra salute, assistenza a infanzia e sviluppo comunitario. Questa è una motivazione molto grande per me, perché vedo qual è la situazione del mio popolo, sono sempre lì a vedere persone senza mangiare, a vedere persone senza abbigliamento, a vedere persone con i piedi senza scarpe. La grande gioia è che questo appoggio dell'AIFA è stato valorizzato per le persone che sono state beneficiate e abbiamo già una testimonianza di tante persone che hanno cambiato la qualità di vita a causa di questo appoggio che è inviato di qui. Io mi chiamo Robson, sono venuto dal Brasile, dal centro-ovest del Brasile, interiore, e lavoro in un progetto di educazione e cultura, riscatto culturale, con una comunità specialmente con bambini e loro famiglie. Partecipante attivo e vero di una società nuova, il posto dove vengo si chiama Vila Esperança, una piccola città di speranza. Abbiamo narcotizzato anche la possibilità di indignarci, eppure la tradizione profetica ci insegna. La vincitrice, vi dico il nome e poi permettetemi ancora due parole sulla sua vita, è Desi Candassì. Con due parole, Desi è nata a Baikon, non so se pronuncio bene, nello stato dell'Indiana del Kerala, si è prima laureata in chimica. Che custodire la dignità degli altri, non dare senza amore. Quando c'è l'amore si trova il modo di fare, non c'è bisogno di insegnare, questo si trova dall'amore. Le persone per cui noi siamo qui, le persone che davvero in nome di altre persone, in nome degli ultimi, in nome dei poveri, in nome dei dimenticati ci hanno convocato e ci convocano a questa vocazione del volontariato. Tutti loro che sono lì sono i nostri operatori dei progetti, grazie veramente di cuore per tutto ciò che loro insegnano a noi.